Ciao tesori, allora scusate il sottofondo di molto casinato, però stiamo preparando perché questa è la cena che vi avevo annunciato, che vi ho annunciato, in realtà per me è tempo reale, per voi no, su Instagram. Vi ho annunciato che appunto avevamo Caspar Caffaroni qui a cena con noi, che è il signore, l'attore che ha fatto un sacco di telefilm, fiction, insomma, italiane, e ha fatto la di Vombrosa. Noi appunto ci stiamo preparando perché ci stiamo preparando e niente, vi faremo vedere un pochino la serata come va. E chiaramente noi non ci conosciamo Caspar, sarà una serata molto molto strana per lui, perché oltre alle vostre domande ci saranno anche dei giochini che abbiamo preparato noi e che chiaramente voi vedrete. Ripeto, non ci conosciamo con Caspar, quindi abbiamo fatto questo proprio per il canale, proprio per conoscerci insieme a voi, per dare la possibilità a voi per appunto fargli domande come vi ho chiesto e per conoscerlo un po' meglio. Lui stesso ha anche un canale e che vi lascio qui nel link nella descrizione. E niente, aspettiamo che arrivi e c'è qualcuno che sbadiglia. E niente, speriamo che questo video vlog vi piaccia. Ciao! E chi è questa bella creatura? Dove posso mettere questo? Sì. Prego. Aridaglie. Ok, all'onore del vero gliel'ho fatto ripetere. Ragazzi, io sono fatta così, mi piaceva il momento e quindi. Comunque, per chi non ci credeva, è davvero qui. È con noi, è davvero lui. Sì, sì, sono qua. È lui. Con la mia birretta in mano. Non sono. C'è una ragazza che mi ha scritto, non è che fa un fotomontaggio. Sì. No, è qui, eccolo, è davvero con noi. E soprattutto ci hanno chiesto anche, ma com'è che vi conoscete? No, in realtà noi non ci conosciamo. La prima volta. Noi adesso ci siamo conosciuti. Abbiamo degli amici in comune, vai. Sì, infatti, abbiamo degli amici in comune, però è figa, è stato figo questa cosa sì. Guardate, si mette seduto ad aspettare al mio livello. No, è bellissima questa cosa. Ecco, sì, sono bassa nella realtà. No. Allora, la cosa è proprio questa, è stato figo metterci, diciamo, così a farvi vedere anche che cosa c'è dietro un attore, perché, scusate, oltre i cani, ecco, no, però la cosa forte è proprio vedere un attore che non in veste di attore, in normali vesti, no? Da semplice cittadino. Ecco appunto. Quindi mano a mano che andiamo avanti vi farò vedere alcune cose che faremo tutti insieme. Ci sono alcuni giochini che lui chiaramente non sa, perché noi siamo abbastanza bastardi, permettimi di dirlo. Per questo non ti ho fatto sporcare le mani adesso. Perché dopo ti sporcherà le mani. Non dite niente però. No. A dopo. Le patate ormai sono morte. Sono morte le patate. Vabbè, questo è live, ci siamo dimenticati le patate. Vabbè, le patate sono andate. Che c'è? Ok, sono andate le patate. No, ma lei ti piacciono le patate bruciate? È un gioco? Sì, sì. Già iniziato il gioco, no? Sì. No, questo è fuori programma, però ci piacciono le fuori programma. Vabbè, è tutto in diretta. Ragazzi, io monterò pochissimo, io vi avverto, qua vedrete pochissime, cioè i tagli che vedete, perché spengo la telecamera, non perché sto tagliando, quindi tranquille. Ah, questa è l'antipasto. Sono 9 mesi, ci troviamo tante forze. Lui che sta cercando in tutte le maniere di fare. Sì, che assaggia ancora solo le olive. Sì, mi sono fermata all'oliva. Sì? È una ragazza che ci ha scritto oggi, quello è il mio cellulare. Che avevo fatto? Entrata. Ma ci stavo già!
Dove sta? Ci stavo, ci aspetta. Aiutami. Dai, fai da telecameraman. Faccio da telecameraman, dai. Voilà. Ok, vai. Wow, che onore, sto vedendo registrata da... Oh mamma, ma che fa? Non lo so. Ah no, perché la vista mia purtroppo non è la tua. Maria Teresa Pulcini. Perfetto. Che onore essere okay. registrata da Gaspar Capparoni, signori. Ok, sì. Niente, io leggo che non te la stai passando molto bene in questo momento, la cosa mi dispiace molto, soprattutto perché sei una bimba, sei una giovane signorina, dai. Signorina, sei una giovane signorina e io ho anche un figlio coetaneo a te, quindi mi sei proprio dentro e mi dispiace sentirti così, ma io sono convinto che ne uscirei tranquilla. Perché poi i medici sono bravi, capisco sì. che hai paura, come qua stai dicendo, ma la paura purtroppo fa parte della vita. Siamo quasi, eh. Come qualsiasi cosa. Ma poi mangiate tanto, no? Come qualsiasi cosa deve essere affrontata. Tu pensa non al momento, tu pensa a quello che avrai dopo e quindi alla possibilità di tornare a giocare, di poter tornare alla tua vita di sempre, ai tuoi amici. E incrociamo le dita e via. Bocca al lupo. Ci sono anch'io. E ti salutiamo, aspetta. E aspetta. Aspetta, la regia è entrambi. Convulsa. Ciao. Piano, hai tagliato. No, 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 sta là. Sta là, sta là, io tutto in capoccia. Cioè. Allora. Un giro. Hai caricato i commenti. Carica. Non so se è così sia. No, sì, no, chi ce vede. Qual è stato il tuo ruolo preferito? Ce stanno tanti. Però a me poi una foto. Allora, cerchiamo sai cosa. Devo cercare di trovare alcune che si assomigliano. Questo che... era uno che si assomiglia. Io l'ho già letto in molti. Quindi questo è la cosa che chiedono è quale film ti è piaciuto più recitare, è la cosa più quale ruolo guardi che stai a fare? È la cosa che riso 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 risata uno che ride riso la dicchia e pancetta il caffè silenzio ma il caffè non era preso come abitudine tutti i giorni era una danno era come un evento arriva un ospite. Che cosa gli fai? Io offri un caffè. Sì, ho piatto. Ma deve essere molto diverso di quello che abbiamo noi, perché noi abbiamo proprio una visione. Tutti c'è cena io per famiglia. Esempio sono sotto esame questi giorni. Vabbè, volevo fare un impiattamento figo, ho fatto un coniglietto. E invece questo casa, invece è molto semplice. È un coniglietto pure a te però. No, coniglietto è un coniglietto te, con una orecchia un po' barzotta. Oddio mio. Amo, belli però sicuramente sarà. Ah, quella è di mamma, bellissima. Guarda, questo è Dumbo. Madonna. Vabbè, amo, dai. Vabbè, questo comunque signore è il primo. Il primo. Vabbè, bello però. Bene, un riso a radicchio. E pancetta. E pancetta. Ecco. Parlavamo di leggerezza. Ma va bene. Parlavamo di leggerezza e sì, sì però dai, ha un bel aspetto. Ma l'ha aperto lui, quindi è. In diretta, in diretta, in diretta. Okay. Beh, buono. Beh, buono, hai avuto il consenso. Quindi, buono. Ma gli attori sono va bene. Bugiardi, no. Bugiardi, sì. Ma gli attori sono bugiardi natore. Ma no, ma si vedeva che faceva sul serio, dai. Porello, no, non mi screditare il Ciccio. No, no, Ciccio, ieri sera ha fatto una cosa. Ma è buono, è buono. Non è più credibile la faccia. Poi il riso, insomma. Ah, il coso delle zucchine. Non è facile, no. La buttano in cacciata. Cioè, ma facciamo il riso, che è una cosa. No. No, è vero, verissimo. Parole sante. La prossima volta li facciamo fare il riso alzato per metterlo alla prova. Oh, qua ti vogliono mettere alla prova. La padella è troppo piccola. Ah, beh, certo. No. Ma è colpa della padella. Come no? No, però va bene, anche perché voi cioè, dovreste avere la cucina quella la mamma. Col wok. C'era scritto il wok. Anche sfonda. Dimmi. E così ci fai la casa più sfonda. Grande. Capito? Dipende da voi, tesori miei. Condividete il video, fate sfondare. Ma poi è alta così voi. Dovete occupare un bel casale grosso. No, non occupiamo. Per chi non lo sapesse, lui è fissato con l'occupazione delle. Ah, non capito, cioè, infatti, diventa lavoro. Vabbè, io assaggio, sì, fate buono, cerca buono. Di lavoro. No, amore, devo prendere buono. Questa pistolotta. Riprese, faccio di tutto. Ma sta fatti la carne. Paradisi. Ok. Così? No, la cacciata è stata fatta. Che
se no non vale. Magari sono due volte che vi riprendo, siamo una lezione informativa. Sì, devi iniziare su di me, posso? Bene. Fatto? Oh. Però ho deciso due volte, mi sa, Chiara Radisi, Chiara Radisi. Vediamo. Vabbè, Chiara Radisi. E cancella quello di sopra. Secondo. Ma si è asciutto. Così è. Non è male, così è. Vediamo l'ora. Nome. Chiara. Caspar. Valentino. Età. 17-18. Se può dire. 22. Soprannome che avevi da piccolo. Kinder Paradiso. Sordo. Panza allegra. La cosa che non sai fare. Che pensi? Non so fare. Sì. Tante qualità. Fate queste domande. Che non so fare. Camminare no, mentre. Una cosa a piacere. Metterci poco per truccare, te lo dico io. Non so metterci poco a truccarmi. Non capisco niente del web, di tecniche, di tecnologia. Non riesco a mettermi dietro. Che numero. Una cosa che odi. L'ipocrisia. La volgarità. Il pecorino. Strano. L'umore. Mi piace. Due cose che ami. Mia figlia e la mia famiglia, compreso te. Io guardo loro. Due cose che amo, ma per forza le persone devono essere, no, possono anche c'è essere situazioni. Possono essere, non so, amo la sincerità e la. E la semplicità. Ma niente di me. La seconda è poesia. Pure. È la poesia pure. Sarà presa la poesia vagante. Io dormire non desidero più. Bene. Bene, ora recita. Fingiti dispiaciuto. Fingiti disperato. Non così, te devi dire. Sono disperato. Andiamo da prossima. La prossima. Gira. Fingiti felicissimo. Fingiti morto. Ma guarda, esistono anche quei morti tipo. E mamma mia. E soffriti, io un peccato. Giustamente. Una roba brutta. Bruttissima, orribile. Di, devi far finta. Devi far finta di morire. Alcolicisti, no? Da atteggiati come se fossi del sesso opposto? Capirai. No, ragazzi, questo non ci riesco. Bella. È bello. No, c'è troppo. No. Bellissimo. Oh, no, ma detto del sesso opposto, non. Io facevo il sesso opposto. Vai. Io me lo faccio il sesso opposto. Com'è il sesso opposto? Così, beh. Perfetto. Adesso viene la parte più bella. Con la guanta. Cioè, perché ero preoccupato che questa era la parte più bella. No, questo era l'aperitivo. Adesso te devi guadagnare dolce. Adesso te lo sei quasi guadagnato. Porca miseria. No, non è niente. No. Dai, vai. No. Sei come quello di prima. Volevo sapere una particolarità. Ti piacciono più i cani o i gatti? Io amo tutti gli animali, ma sono molto canaro. Canaro? Questo è Rex. In realtà il signor Caffaroni è molto spaventato, non è nient'altro che... Panna grossa. Bravissimo. Hai detto che ti piacciono i cani, vero? Devo leccare un cane? No, non lo chiederemo
faremo mai. Io, l'idea ci sarebbe. C'era. Però vogliamo che smonti la panna cotta e la metti qui e ci disegni un cane con il cioccolato. Compresa la panna cotta. Cioè, tu devi fare un cane con la panna cotta. E già. Prego, signori. Ma io posso dire una cosa? Io il disegno avevo 4. Ah, benissimo! Siediti, qua ci sarà! Picasso, senti, ma vai a disegnare stati e poi a pittare rosso. Picasso è uno dei pochi artisti dove non è morto di fame. Tutti il resto sono morti di fame. Vai. Avvicinati papà per favore. Deve essere questo per essere in cane. Allora. Tanto giriamo così? Ok. Cattiveria. Sì, cattiveria pura. Okay. Cattiveria. L'ha smontata. È riuscita a smontare. Non so la panna cotta come è. È riuscita a smontare. No, sei tu che l'hai fatta bene. Là c'è tutte solide. Prendine un'altra. Un secondo. Devo capire. Come posso disegnare? Aspetta, Ci sta disegnando comunque il cane, cioè non si arrende, il dolce lo vuole, lo deve conquistare. Signori, sta per fare una pera d'arte, questa è una farfalla. No, aspetta, sono orecchie. Sì, sono orecchie, no, si sta per sconvolgere. Oh, adesso è una farfalla spilenca. No. Perché non è facile. Il bello è che deve calibrare anche lui che cosa sta facendo, capito? Beh, non è propriamente facile, sai. Sai di quel detto di chi non riesce a leggere la propria scrittura? No, io non sto facendo. Ce la sta facendo. Sì. Come no? Vai. Sì. Ho fatto il dramma. Ah, questi si usano in sì, ok. Questo si usa di solito con le persone che non stanno tanto bene, magari con la capoccia, e gli dicono: che cosa ti sembra? E allora tu interpreti le macchie. Hanno anche un nome queste macchie, ma guarda che però non mi sta bene la testa. Ragazzi, questa è opera d'arte. Questa è non opera lo so d'arte. Questa è opera d'arte. Io so solo che. Che se no, fosse... questa è arte. È Picassiana, è il cane di Picasso. No, è carino. Ma ragazzi, è arte questa, è come Gigli sembra sempre in cane. Sì. No, sempre in cane come Gigli. No, è arte, pura arte. No, ma riprendi anche la sua faccia concentratissima. Sì, certo. Però mi dispiace non aver potuto fare la panna cotta. Peccato. Però ecco, quello è colpa di Valentino. Ci sta di un cane. Sta sempre più andando a deformare, però. Sì, perché poi sta prendendo troppo spazio. Sta prendendo vita, secondo me si alzerà in qualche istante. E abbaierà. Però bello. C'era una bocca che purtroppo non c'è più. Non c'è più. Però dai, uno che ha preso 4 in disegno nella sua vita. Signori, vabbè. Possiamo dire che se l'ha guadagnato il dolce. Adesso spero che il dolce sia questo. No. A me mi sa di sì. Valentino, no. Se no è come il cane. Senti, mo se abbiamo un po' di pastiera. Va. Di moscia. Mi sa che Valentino proprio... Amore mio. È il mosciarello. Vedo. È proprio mosciarello. Valentino, ma che hai fatto sta panna cotta? Mi sa che... attenzione. La panna quando impazzisce è come le creme, è bestiale. Vabbè, in compenso c'è la macedonia. Prego. Andato. Allora, già ti dico, a nome di tutte, perché sapevo che sarebbero arrivati tanti commenti, grazie per tutti i commenti, assolutamente, solo che sono arrivati tantissimi tra privato, Facebook e Instagram, hanno riempito tutto e quindi cercheremo di fare una sintesi. Okay. Allora, prima di tutto, tutti i complimenti del caso, dovutissimi assolutamente, da tutte quante, da parte mia, tutti quanti qua, mi salta all'occhio, bravissimo, bellissimo attore, quindi, si ripete in quasi tutti i commenti, quindi... Ok, dai. Direi di ringraziare tutte quante. Già, sei troppo buona. Ok. Allora, direi di iniziare a random a fare delle domande. Chiaramente ti farò quelle domande che si ripetono un pochino di più. Sì. Quindi, iniziamo con la domanda che tutti ti fanno di più. Ti saresti mai aspettato tutto questo successo?
No, no, nel senso io quando ho iniziato questo mestiere 32 anni fa non pensavo di arrivare a tanto, ma non per una falsa modestia, non sa per quale ragione, perché è un mestiere molto complicato, come dicevo prima non ci sono delle regole, non ci sono degli espedienti per poter arrivare, almeno arrivare a un certo tipo di livello. Il successo oggi è vista come una questione molto semplicistica, arrivare rapidamente e in tutti i modi possibili. Invece ai tempi miei, per usare un termine che è un po' più, il successo è una cosa che va costruita giorno per giorno, ora per ora, spettacolo per spettacolo, e anche gli insuccessi servono per consolidare quello che poi è anche il successo, perché dagli insuccessi tu puoi capire tante cose e poi accrescere la tua esperienza e fortificarti. Ciò che invece i ragazzi di oggi, soprattutto gli artisti giovani di oggi, non trovano come confronto, e quindi a volte si rischia mentalmente, si rischia umoralmente, si rischia in tante cose. Quindi niente, bisogna saper convivere con quello che è il successo, ma soprattutto con quello che è anche l'insuccesso. Parole belle toste, sì. Però bellissime. Allora, domanda, questa è per... come vi siete conosciuti? Chi? Quella porta, noi due, su quella porta? Ah e... sì, no, sulla porta. No, abbiamo degli amici in comune che ci hanno messo in contatto e mi è molto intrigata la tua storia, nel senso il tuo modo di come l'hai voluto affrontare, molto originale, soprattutto molto anche intelligente nel modo come tu lo hai affrontato, e quindi grazie, ho detto voglio conoscerla perché mi intriga questa sua storia e voglio vedere che cosa ha fatto. Capito che onore, che figata. Cioè, io ero piccolina, stavo sul letto di là e guardavo le serie di Pomposa, stavo così, ah, pure io voglio farlo, pure io, e poi ce l'ho qui, cioè, direi che è strano, il mondo però, come va a finire, stranissimo, però è forte, figo. Allora, moltissime mi hanno chiesto a quanti anni invece hai iniziato a fare quello che fa l'attore, quanti anni in realtà è iniziato, e poi una domanda che si correla a questa, infatti qual è stato il tuo primo provino che hai fatto, forse anche magari non riuscito, non lo sappiamo, però questo ci interessa moltissimo. Perfetto, io ho iniziato che avevo 18 anni a fare questo mestiere. Ho iniziato molto per caso, perché poi le circostanze sono quelle, nel senso, sì, facevo una scuola di teatro e quant'altro, però poi come si inizia è sempre dovuto molto come una lotteria. E ho iniziato facendo il mio primissimo film, che era una partecipazione, Blades Lights, si chiamava Colpi di Luce, di Enzo Castellari, che è un grande cineasta, regista di film cosiddetti anche Spaghetti House, quei film western, no? che diciamo anche molti registi americani ci hanno in qualche modo rubacchiato e sui quali hanno attinto loro, magari anche il loro modo di fare cinema. E lì avevo proprio 18 anni da poco, e poi successivamente mi consolidai facendo un film con Dario Argento che si chiamava Fenomena. E da lì in poi è andato tutto quanto, però non ho più fatto né cinema né televisione, ho fatto solo teatro per 25 anni, e dopo 25 anni di teatro ho avuto l'occasione di fare delle cose in televisione e cinema, non tanto come avrei voluto, ma più prettamente televisione, ed è come vuoi. Iniziava così. Forte. Questo pure tantissimo lo chiedo, da piccolo, proprio piccolissimo, pensavi a fare l'attore? Ma proprio da piccolo, piccolo, piccolo? No, io sapevo che dovevo fare qualcosa di artistico, perché da quello che mi si diceva avevo capacità
diciamo, legate molto a quello che è lo spirito dell'arte. Hai fatto un bel tranne bello. Che il disegno. Quindi sgombrando ogni tipo di idea di, no, so, pittura o quant'altro, ma ho iniziato cantando male, poco, e poi ballando bene, però non mi interessava la carriera del ballerino, tantomeno, perché mi piaceva recitare. E oggi che mi trovo là, vorrei sposare quello del regista, che sarà un passaggio che dovrò fare con calma a breve. Però aspetta, è intavolato il ballo, molti volevano parlare di Ballando con le Stelle. Sì. Parlane un po', in generale ti è piaciuto farlo? Lo rifaresti, soprattutto hanno detto beh, insomma, me l'hanno fatto fare parecchie volte, poi ogni tanto mi chiamano. Io non avevo mai ballato in vita mia in coppia, nel senso, io so ballare, nel senso, metti la musica e ballo i fatti miei, io da solo, sì. Perfetto. Ma il ballo in coppia è un'altra cosa, è proprio un altro mondo. E non l'avevo mai fatto. Quando mi proposero di fare ballando, devo dire che mi hanno perseguitato per 3-4 anni. E un po' per motivi miei, un po' per il lavoro, non avevo sempre declinato l'invito. Poi un giorno, quando non dovevo fare veramente niente, quindi non potevo nemmeno nascondermi dietro chissà quale idea di lavoro, gli ho detto sì, e l'ho fatto, ma l'ho fatto col terrore di dire oddio, sto andando a fare qualcosa di cui mannaggia me, quando gli ho detto di sì, ma perché, eccetera, eccetera. Ma alla fine è stato divertente. No, è stato molto divertente, perché poi io che venivo dal teatro, principalmente, per me era come affrontare uno spettacolo di teatro, perché ok, non si recitava, si ballava però. C'era il palcoscenico, c'era il pubblico in sala. Quindi, al di là di quello che poteva succedere a casa, io avevo un pubblico lì. E quindi le emozioni, ballare di fronte alle persone e trovare già una corrispondenza di persone che ti applaudono, ti acclamano e ti dicono ah che bello, è stata un'emozione grandissima, soprattutto su qualche cosa di cui, ripeto, non ero minimamente afferrato. Ah, fantastico, bello buttarsi un pochino nel vuoto. No, bisogna buttarsi nella vita, sì. È una cosa che, ma non solo in questo mestiere, ma in tutto. Senti, qua molti quanti mi chiedono qual è il film più bello che hai registrato. No. Però mi sa che... Il film più bello. Allora, vabbè, facciamo quello che diciamo una fatto. Cosa, che io sono legato a tante cose. Quando si recita in un fiction, in un film, in qualsiasi cosa, anche in teatro, tu diventi padre e figlio di una stessa, nello stesso tempo, ok? E quando tu crei un personaggio in quel momento, lo adori per quello che gli stai dando in quel momento, per quello che tu... E quindi è come se dovessi dire a qualcuno, io sì, ho 5 figli, però preferisco questo e gli altri, non mi viene niente. È chiaro, c'è sempre una certa, no? Predilezione su qualcosa o qualcuno. Però in qualche modo poi sento che se ci ragiono sopra c'è sempre una parte da un'altra parte, da un altro personaggio che mi piace di più. Allora mi blocco e dico, ma sì, quello per questo motivo, questo per un altro. Allora alla fine non esiste più, esiste i personaggi, basta. Ti piace molto, sì. Gli piace, basta. Lady of Flower. Ti stavo bravo. Allora... aspetta che quale sto scrivendo. Ti chiedono anche per quali progetti stai lavorando adesso, se allora, si possono dire, sì, chiaramente. Sì, no, per carità, sperando che si realizzi, perché poi i progetti sono, come si dice, no? Sono fatti per essere fatti, o anche perché non le cose non avvengano. Però voglio dire, io sto, come ti ho detto prima, sto pensando a fare un progetto di energia. Su un film che sto scrivendo in collaborazione anche con un altro autore che si trova negli Stati Uniti in questo momento, infatti ci passiamo le notti su Skype e siamo lì a dialogare, a parlare, a scrivere insieme.
Certo, dai, non è dalla California qua, non è propriamente semplice poter parlare di maniera diversa. E niente, questo è il mio primissimo. E poi c'è un altro progetto che sto, tutto questo con produzione straniera, non sto facendo niente in Italia, perché non lo so perché, a quanto pare in Italia non si riesce a costruire qualcosa di diverso, o magari sono che non interessa, non lo so, però vabbè, all'estero sembra che funziona tutto questo, e allora niente, andiamo dove ci dicono di sì. È giusto. E allora, molti sono, chiaramente è logico che mette molta curiosità, la vita di una persona famosa, se può essere stressante, se ti piace, anche cose un po' strane magari della tua vita famosa, molti lo vorrebbero sapere, se c'è magari stato qualche, come parlavamo prima a cena, qualche stalker un po' simpatico, e se ti va di raccontarlo lo volevano sapere. Diciamo, io purtroppo sono poco attore da questo punto di vista, nel senso... Nel momento in cui si chiude il palco, il rosso del sipario, o si stacca la camera da presa, la telecamera, cose del genere, io torno ad essere il ragazzo di sempre, la persona di sempre. Non amo vivere di star nella mia vita, anzi io vivo una vita molto... molto lontana da quello che è sotto i riflettori. Ho amici di tutti i tipi, non ho pochi amici del mondo dello spettacolo, c'ho Sergio Assisi, e non vorrei fare un torto a nessuno, ma poco altro. Veramente sulle punte. È Fabio Ferri, stop. Che condivido la vita, ogni tanto, cose del genere, quindi ci si vede anche fuori del lavoro, ma per il resto io vivo una vita normalissima, nel senso. Sì, quando vado nei posti, giustamente, chiaro, io faccio questo mestiere e cerco di in qualche modo, no? Di viverla, però. Non è semplice, perché ci sono delle volte dove tu vorresti essere, cioè io ad esempio non posso più andare al mare, faccio un esempio molto stupido, che forse stupido non è, però voglio dire, al mare non vado più perché, non per altro, perché non faccio la mia giornata di mare, cioè uno arriva lì, si va allo stabilimento, si mette là, paga la sua cosa, si e arrivano sul bagnasciuga o dove vuoi, stai lì, ti prendi il sole, fai il bagno. Mi sa che almeno non è così. No, io nel momento in cui arrivo, se riesco a mettere la storia sopra una cosa, già ho fatto nella mia giornata, e poi me ne vado a casa, e allora per non essere, no, non è pesante, è normale, cioè è come dire, non posso farlo, cioè sono cosciente di non poterlo fare e non mi trovo nelle condizioni di poi non essere carino, perché le persone giustamente hanno un pensiero di unicità, nel senso, ma no, io sono venuto io a chiederti una cosa, però poi non sanno che dopo, come arrivi te, arrivano dietro altri, e quindi la vedono come un fatto a sé stante, non come uno che nell'arco della giornata si è alzato 20 volte, che poi le prime volte che fanno, perché un po' si vergogna, che fanno, mandami i bambini, sanno che al bambino normalmente nessuno dice di no, io conosco dei personaggi che anche ai bambini gli dicono di no, però per dire, e allora mandano avanti loro, poi vengono dietro le mamme, e comincia, e poi passano quelle delle spiagge, poi la voce gira, e poi alla fine è finita. Questo è un po'. E allora io evito e non vado al mare. Se vado al mare, immagina la scena. Torna a casa. Finito. Rifallo per gli altri. E taccio cavallo. Posso andare a casa. Hanno ammazzato 2 minuti. Qui è bello, posso tornare a casa. E allora niente, o Massa vado in particolari situazioni, tipo vado da amici dove ci sono, spiagge private, tra virgolette, oppure in barca, oppure vado
pure sta a casa. Sto bene. Quello d'amico c'è una piscina, comunque. Infatti, ah, sì. Sa, cioè. Cioè, però deve pensare roba. Ma è normale, cioè, bisogna anche mettere in conto questo, non è che deve essere una cosa che uno la deve vivere male, uno deve essere cosciente e di conseguenza fare le cose che possono essere possibili. Allora, qua però tra tutti infatti i tuoi fan ti chiedono anche come è stato partecipare alla fiction di Capri, perché a me arrivano tantissimi commenti su Capri, tutto parla di Capri, praticamente, perché è piaciuto tantissimo. Giustamente, e quindi non lo so, a questo punto ti do via libera di quello che vuoi su Capri e basta. e fai tutto. Di tutto, perché qua ci stanno tantissime ragazze che no, io vi ringrazio tutti per l'affetto che continuate a dimostrare. Beh, giustamente si vuole fare con la mamma, panda. È un periodo che posso solo la mamma. Voglio appunto ringraziare tutti i fan, tutti gli appassionati di questa fiction, serie televisiva tra le più fortunate che siano state mai fatte, che inspiegabilmente non sono state più fatte. Questo è il mondo Rai, ma infatti molti chiedevano se poi sarebbe no. Purtroppo non credo. Devono cadere delle teste dentro la Rai, sono paura che non succederà mai questo. Però il discorso qual è? Noi siamo felici, Sergio e tutti gli altri attori che abbiamo partecipato a questo lavoro, del successo che c'è stato dietro, perché noi in realtà ci credevamo molto, perché aveva questa sua semplicità di scrittura, molto dopoguerra, quella commedia all'italiana del dopoguerra, quindi molto semplice, con valori molto semplici e con delle location molto belle, come appunto può essere casa. Io ripeto, dunque andiamo, tutti e tre ci raccontano di quello che hanno provato, delle emozioni, del peccato che la cosa non sia stata più fatta e cose del genere, però purtroppo noi non possiamo farci nulla, l'unica cosa che potrebbero fare è sono loro, cioè il pubblico. Sai cosa c'è? In Italia il pubblico non ha troppa coscienza, nel senso, non si rende ancora conto di quanto è potente il pubblico. Cioè, mentre una volta la televisione in qualche modo, per via non della pubblicità che era così predominante, gli venivano date le cose, punto e basta, e quindi c'era un indice di gradimento, però alla fine era molto così all'acqua di rosa. Oggi, dove invece la pubblicità è fondamentale, questa cosa. Oggi appunto la pubblicità è fondamentale, il pubblico è fondamentale sotto tutti i punti di vista, e quindi hanno orecchie nei confronti di questo pubblico, quindi se il pubblico in qualche modo si facesse un pochettino più sentire su quelle che sono le necessità e non gli egoismi di qualcuno che sta su un posto che si sente di poter muovere i bottoni dalla sala dei bottoni e dire no vabbè questo non si fa perché ha fatto quell'altro, queste sono cose che potrebbero fare, e chi più di loro, cioè noi paradossalmente non possiamo fare niente, io se non mi chiamano a dire a fare una cosa non... Certo. Ma a proposito di televisione, qua molti chiedono anche quando registri ma quante volte ripeti una scena? Ti è successo magari di sbagliare? Sì, succede, ma purtroppo quei metodi di lavoro che ci sono oggi e quei tempi sono molto pochi. Infatti gli attori hanno massimo tre chance per poter fare la questione, fanno due o tre chuck e via. Perché i tempi non ci sono più come una volta dove si dava più spazio, no? E quindi costi molto ristretti, tempistica molto ristretta, quindi è diventato difficile, cioè devi già sapere molto quello che vai a fare, come lo vai a fare, non ci si può. Ma prima parte te la danno? No, ma a volte anche lì, proprio mentre stai lì, perché molte volte molte scritture non vengono realizzate tempo prima, addirittura sul momento, quindi sciogliete. Capirai, ragazze, sto scoprendo un mondo insieme a voi.
cioè, tu di solito hai fatto sempre la parte del buono su quasi tutti i film. Anche molto cattivo. Nei loro del Monnezza, per esempio. Come si trova a fare la parte del cattivo? Ma io mi diverto a fare un po' tutti i ruoli. Nel ruolo del cattivo mi diverto perché la difficoltà del ruolo del cattivo è quello di essere meno convenzionale possibile, nel senso, in Italia c'è un brutto pezzo che quando si fanno i cattivi si tenta sempre di fare si capisce, fantastico. E quindi io a volte io riguardo e dico, ma perché? Perché è cattivo? I cattivi non sono solo quelli, io conosco, ci sono dei cattivi che parlano in maniera normalissima e hanno una cattiveria che freddano qualsiasi persona anche in mezzo a... Come ha fatto tu? Forse per andare a esasperare il personaggio, sì, volevano. Ma non esiste, perché quando tu sottolinei troppo o carichi troppo, perde, diventa l'opposto, diventa proprio paradossalmente dall'altra parte vai a finire. Invece la difficoltà, ad esempio, ecco, la mia grande difficoltà è stata quella di girare un film con Krzysztof Zanussi, un regista molto importante polacco, è un film che abbiamo girato con Valeria Golino che si chiamava Il Sole Nero. E Il Sole Nero è un film che parla del male con il bene. Io ero questo male, ero un personaggio schiacciante, nel senso, un personaggio cattivo, quindi. Sì, questo cattivo proprio. Dove avevo i capelli lunghissimi, avevo un occhio bianco, ero una roba, c'avevo dei tatuaggi tribali, che era una roba, un animale, ma di una cattiveria, ma e non c'è mai un momento, cioè quando fai quei ruoli là tu stai su una linea sottile dove leggermente tu sbagli di qua, vai di qua, vai di là, rischi di andartene di sotto e farti male. In questa difficoltà di questi personaggi è trovare la giusta linea senza mai andare troppo oltre o troppo poco. Insomma, secondo me sono personaggi molto più difficili da fare. I cattivi. Sì, diciamo, perché poi non esiste il cattivo. Io poi caratterizzo sempre i miei personaggi, non ho mai un'idea del buono, del cattivo, stereotipato. Io caratterizzo sempre. Quindi c'è sempre qualcosa di più del semplice essere cattivo, ci sono ragioni, ci stanno tanti modi di interpretare la cattiveria, ok? Non è come faccio come Roger Rabbit, quello che dice che mi hanno insegnato così, e no, non è quello. Non basta dire mi hanno scritto così, devi crearti anche qualcosa di più. Che fai? Quindi quello è. Però un attimo, ho trovato una. Volevano sapere appunto se dietro, cioè prima del Chuck, sì, avvengono tante cose e sì, anche per entrare nel personaggio e cose così, loro volevano sapere un pochino, fatti i cavoli tuoi, sì, prima, ah, io... che ci sta, ma, dice. Ma non è cosa ci sta per ognuno di noi. Sì, certo, in perché questo non caso. Tutti la facciamo alla stessa maniera. Io sono molto diderottiano, non sono di certo stanislavskiano o cose del genere. Secondo me vige molto più la parola del quel sentire, perché a volte il troppo sentimento ti porta fuori, nel senso ti va over. E quindi, come dicevo, stavo appunto nel camerino fino allo spettacolo, tutto distrutto, perché poi facevamo anche 10, 12, anche 13 spettacoli a settimana, quindi pensa un po' quanti, perché facevo tra scolastiche, pomeridiane, quant'altro, ma era durissimo. Spettacolo di 3:30, quindi eravamo morti. Allora mi ricordo, era una domenica, arrivano queste scuole che conoscono un signore, tutte là, Madonna che stupendo, con la scena della tomba, famosa, così. Ma mi dice una cosa, in quel momento, cosa stava pensando? Non so, c'è chi diceva se pensavo a Giulietta, a morte, era come... E io ho detto, no, guardi, te...
non glielo posso dire. No, perché? Non glielo posso dire, che sennò perde la magia. No, no, ma me lo dica. Stavo a pensare alla Roma e stava perdendo il derby. Sì, è stata una cosa. Non sto scherzando, perché in quel momento ero incazzato come una iena, perché c'era il mio direttore di scena, che all'epoca si chiamava Sandro Gianni, dell'Inter, che stava fuori dalla quinta e mi faceva mi è venuto proprio una specie di ranto di rabbia mentre stava lì. Ma questo per far capire il paradosso, cioè, non è importante cosa tu senti, è importante cosa tu fai sentire agli altri. Perché sei riuscito a far commuovere tanto che tu stai lì bollendo. Perché alla fine quello che era importante, al fine di tutto, erano le parole shakespeariane, l'azione, tutto quello era veramente la grande magia, non tanto quello che io provassi, ma quello che quelle parole, con quel testo, con quella messa in scena, con tutto quello che c'era, creava quell'emozione. No, aspetta, ma quella che hai detto poi... Sì, ho detto, è rimasta pietrificata. Non... Appunto, dato che ormai abbiamo capito, allora prima di tutto ci servono, allora, alla tua destra hai un po' di roba da firmare. Perché no, hai due soltanto, no, dai, due. E se dice male che non so blocchetti da segno, ecco. Dice male tanto. Cioè, avete per caso un posto dove poter appoggiare? Sì, dategli qualcosa, sì. Perché io ho un libro. Sì, anche un libro. Ah, sì. Tanti libri ormai servono come appoggi. Sono Kindle. O sono anche per addobbare. Come dice Battista, con l'iPad puoi leggere il giornale sulla tazza. Sono 30 anni che lo faccio in queste gambe. Per addobbare le sono oggetti di mobilio. Lo so. Però... Mamma mia. Allora. Io sono una grande lettrice, quindi. Allora, una è la zia Valentina. Zia Valentina che. La chiamo zia Valentina, non è me. No, anche me non mi sa. La Valentina. No, ho scritto zia Valentina. Vabbè, è una cosa in famiglia, giusto? Zio Marcello, sono i fratelli di mio marito, che impazziscono. No, ma dai, ma uno per me non me lo fate fare. Sto qua accanto. Capito, scusa, io qua sto. No, ma io. L'altro è zio. Zio Marcello, no, perché qua si gioca se stesso, ma io davvero da piccola ti stavo guardando in TV. Anche cioè, me la moglie se per quello. Marcello. Anche è un onore davvero qua, quindi un coso. Tu pensi che mia moglie alla scuola d'esca stava andando a vedere sei persone in cerca d'autore e tu prova a pensare. Io che recitavo e lei faceva la scuola e andava a vedere, io me la sono sposata tempo dopo. Aspetta, avete così tanta differenza di età? Parecchi, non diciamo quanti. Ma quanti miei forse. Però è giusto, l'uomo deve essere più grande e la donna. Ma il mio è troppo più grande. In mezzo passano 25 anni. 25? Insomma, non 25. C'è sta molti quasi. L'amore non ha età, no? Dai, facciamo le smerate nel momento. Sì, l'amore non è. Ma mia madre gli ha detto male proprio. Allora, Alfredo, poi a me soltanto una foto. No, aspetta, prima ti faccio vedere il regalino. E poi sì. Poi facciamo le foto, perché ci serve per la copertina. Taglia un attimo. E dovreste dire che questi quadri che vedete in tutta casa sono di mio nonno e quindi abbiamo deciso di fare un omaggio. Ma certo, ma parecchio. Abbiamo deciso di fare questo omaggio e. Che se ne è guadagnato anche con il cane di Vittorio Paradisi, signori. E c'è la. C'è Roma. Sì. Questo è tutto il suo Vittorio Paradisi. Il suo percorso artistico. Fa vedere Adesso faccio vedere anche il. Bellissimo, ragazzi. So anche dove metterlo a casa. E c'ha pure un sito il nonno. Sì, anche il sito Vittorio Paradisi. Vedete? Bellissimo, questo è bello. Vediamo un po' se riesco a vedere la lista. E questi sono presi dal vivo perché si fa invitare dalle varie. Questa qua è una terrazza romana. Sì. Che guarda verso, considerando
considerando il pincio. No, a me pare più da sopra. No, non è dal pincio, sta guardando dal pincio. Dove sta la, dove sparano il cannone. Praticamente, Gianicolo. Lui praticamente fa gli schizzi dal vivo e poi va a che guarda verso di qua. Verso c'è Gianicolo che guarda verso di qua. Perché se ti giri comunque vedi tutto il resto, vedi? Tutto, sì, tutto sì, c'è tutta Roma. Sì, sì. Tutta opera di Nova. E vedi, dove lui sta anche qua, pure da Gianicolo. Sì, sì, sì. Lui fa gli schizzi. E Piazza Venezia, vedi, sta là, esatto. Da Gianicolo sta guardando. Sì, pure sì, qua, sì. Per me è pure questo qua da Gianicolo. E questa è ritoccata a mano? C'è scritto ritoccata a mano? Sì, sì, sì. Sono lì ritoccata a mano. Ritoccata a mano. Ok. Sì, sì, sì. Bello. Veramente bello. L'anno faceva prima il questo, cioè adesso fa questo di lavoro. Insegnante. Però prima era insegnante di arti vestiti. Bene ragazze. Bene ragazze, come vedete Caspar purtroppo se ne sta andando via. È stato un onore e un piacere averlo chiaramente qui con noi. Anche per me è stato divertente e soprattutto un grande piacere. È favoloso averlo avuto qui. E niente, vi porto con noi mentre lo salutiamo. Ok. Bocca al lupo per domani. Faccio vedere i saluti. Nel frattempo è entrata anche zia. Saluto la mamma e la piccola. Ciao. Ciao. A presto. A prestissimo. Ciao, Pampoletta. Dai, che ora si va a andare. È finita la giornata, dai. Che c'è? Ti vuoi vedere? Che c'è? Chi è? E qui c'è un po'. Lui vuole le cioce proprio. E quelle sono le mie cioce. Okay. No, vediamo, mamma mia. Ecco, no, non dimenticare niente. Perché io lo lascio, semino ma non raccolgo. Fantastico. Ciao. Ciao. Grazie mille. Grazie. Ciao. No. Bene, andata. Bellissima, veramente bellissima serata. Stanchi, io ho i piedi a terra. Però, e tu? Tu? Si vede la faccia mia. Tu? La mia faccia tu sei contenta? Io l'ho visto poco. L'hai visto poco, però l'hai visto. Però l'hai visto. Bello. 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 E c'ha l'autografo. E c'ho l'autografo. Zia Valentina. Sì, anche poi ha scritto proprio zia Valentina. Bellissimo. Ciao tesori, la serata come avete visto è stata molto molto bella, ma purtroppo come appunto avete visto non ho fatto un reale buonanotte, ma semplicemente perché era tardissimo e io dovevo portare la mia bimba a letto, che adesso sentite in sottofondo perché sta dormendo sopra di me. E doverosi i ringraziamenti chiaramente a Caspar, vi lascio qua sotto tutti i link del caso, appunto tutti i link di Caspar, i miei link appunto, dove potete comunque seguire me e Caspar, perché lui chiaramente ha Twitter, Instagram, Facebook, e vi lascio tutti i suoi link qua sotto, e ci sono anche i miei Twitter, Instagram, Facebook. E quindi niente ragazze, io vi mando un grosso bacio, spero che il video vi sia piaciuto, se è pure così lungo, ma era doveroso lasciare molto molto spazio a Caspar perché assolutamente molto interessante tutto ciò che ha detto. E niente, appunto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio ancora, grazie mille a Caspar per essere stato con noi. E niente, un bacione, ciao. E non scordatevi di mettermi mi piace, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio e al suo canale, bla bla bla, sto parlando troppo, ciao.